Buongiorno, benvenuto, come sta? Buongiorno, grazie, grazie davvero. Prego, dottor Castro. Senta, dottor Castro, visto che abbiamo anche un maestro oggi che è Mr. Brown, no? Allora. Pericolosissimo. Pericolosissimo. No, l'impermeabile mi sembra un po' inquietante, uno ha sempre il terrore che si spalanchi. Allora, fingiamo di essere a scuola e di compilare. Allora mi devo mettere più composto. Bravo, mi piace. Una ipotetica pagella, sì. Perché indubbiamente oggi forse la differenza tra pubblico e privato è molto più sottile, certo, rispetto a qualche anno fa. Lei, come direttore generale dell'INAIL, che voto dà all'INAIL? 7,5, è dello stesso voto che danno gli italiani. Abbiamo appena fatto un'inchiesta e il 75% degli italiani adulti dice che l'INAIL è cosa buona e giusta e fa bene il suo mestiere. Un 7,5 certificato. Quindi è certificato anche dagli utenti? Sì. Che sono pienamente soddisfatti, insomma, abbastanza. Beh, 7,5 mi sembra un buon voto, un buon voto. E lei che voto si dà? Dai, come se la cava? Ma confermiamo il 7,5, confermiamo il 7,5, sperando che le luci attutiscano il rossore, confermiamo il 7,5. Meriterei un voto più alto per la passione, però essendo, come dire, il rendimento condizionato anche dai talenti e quelli essendo scarsi, come dire. Senta, però noi insomma adesso un po' scherziamo, però non dobbiamo dimenticare che poi l'INAIL si occupa di sicurezza sul lavoro. So che ci sono dei dati nuovissimi e quindi se ce li può anticipare siamo qua anche per questo. Sì, il 2004 segnala un lieve calo degli infortuni, dovremmo alla fine dell'anno poter certificare un meno 1,6 negli infortuni. Però detta così può sembrare una buona notizia, ed in effetti lo è, anche perché è il terzo anno consecutivo di calo degli infortuni. Se abbiamo però anche in grafica, scusi sì, dottor sì. Castro se la interrompo, dovremmo averli anche in grafica tra un se po'. Io però vi dico che questo calo lavora su una base di 1 milione di infortuni sul lavoro all'anno, che generano 1.400 morti all'anno, allora la soddisfazione si deve trasformare invece in stimolo, in impegno e in impegno forte perché questi risultati abbiano tassi di miglioramento largamente superiori all'1, perché è un problema drammatico per la modernizzazione del paese, quello della sicurezza del suo lavoro. Quindi comunque si può fare e si deve fare, credo, ancora di più, no? Assolutamente sì, credo che debba essere un impegno vissuto, prima di tutto come un impegno morale, ma anche come un impegno economico. Le dico solo che il costo complessivo generato per il paese, dagli infortuni sul lavoro, è di almeno 28 miliardi di euro. Dicansi 28 miliardi di euro, quindi siamo oltre i 3 punti percentuali di PIL. Senta, sotto il profilo della sicurezza naturalmente, qual è il rischio più grosso della globalizzazione dei mercati e come lo possiamo evitare? Ma la globalizzazione genera quella che oggi si chiama la delocalizzazione e ce ne sono due, una buona, una virtuosa, che è quella delle imprese che trasferiscono parte dei loro impianti produttivi, là dove stanno nascendo grandi possenti mercati, la Cina, l'India, il Brasile, per assecondare la crescita di quei mercati e per saper insegnare a quei mercati a produrre bene. Questa è quella virtuosa. Sì. Ma quella forse statisticamente più significativa è quella cattiva, di chi in una pura logica difensiva, non riuscendo a vincere la partita della competizione globale sul terreno dei costi o delle abilità, cerca di giocarla attraverso delle pericolosissime scorciatoie e trasferisce le proprie produzioni in paesi dove il costo è più basso, ma più basso è anche il modo in cui viene quel prodotto generato, dove la sicurezza è inaccettabilmente bassa, si chiama dumping sociale, si chiama importazione fraudolenta di basso costo. Questa è una globalizzazione cattiva ed è cattiva non solo perché genera effetti perversi, ma anche perché non garantisce se non sul brevissimo la sopravvivenza di chi adotta questi trucchi. Quindi è bene che anche in Occidente si lavori perché in tutto il mondo vi siano standard di sicurezza riconosciuti, generalmente riconosciuti e adottati. E si combattano anche le imprese che troppo agevolmente scivolano e sdrucciolano verso mercati impropri. Parliamo di un aspetto che credo sia sempre importante contro gli infortuni, e cioè la prevenzione. Sì. Come si fa prevenzione? Quanto conta fare prevenzione, dottor Castro? Ma credo che sia decisivo. Ormai i dati degli infortuni dimostrano una discesa significativa che è dovuta sostanzialmente alla trasformazione dell'economia italiana. Dall'agricoltura, grande generatrice di infortuni, all'industria, da un'industria tradizionale al mondo dei servizi, quindi c'è un calo naturale, un calo fisiologico. Oggi siamo arrivati a quello zoccolo duro dove quel che conta sono i comportamenti soggettivi dei lavoratori,
che soprattutto in un'epoca di flessibilità devono incominciare a capire che la prima garanzia della propria sicurezza devono incominciare ad esigere da se stessi, e anche delle imprese che devono smettere di pensare che basta assicurarsi per aver risolto il problema della sicurezza. È un problema di comportamenti. I comportamenti si migliorano sul punto del fare, i proclami, i protocolli, le norme astratte e generali non contano, contano le condotte là dove la sicurezza viene messa in pericolo, e serve una grande operazione di educazione collettiva. Abbiamo detto 1 milione di infortuni sul lavoro, ma probabilmente 4 milioni sono gli infortuni domestici, e secondo statistiche prudenti generano 4.000 morti all'anno, e la vittima significativa dal punto di vista statistico purtroppo sono i bambini, le vittime principali. Quindi manca, come ha detto il Censis, una cultura sociale della sicurezza, il valore sociale della sicurezza è ancora troppo pigro in questo paese. Una grande alleanza fra tutti, enti pubblici, privati, volontariato, certo, imprese, sindacati, è l'unica strada percorribile, l'unica strada percorribile. Quanto, io so che abbiamo un breve filmato di animazione, vero? Che vediamo insieme così. Allora, prima vediamo un altro filmato, vediamo. Per alcuni è un incubo, per molti è realtà. Difendiamo i diritti dell'uomo, del lavoro e dell'ambiente. Diamo alla globalizzazione un volto più umano. Allora, ce lo commenta, dottor Castro? Sì, questo è un filmato che abbiamo messo a punto col Ministero degli Esteri. Serve a introdurre un progetto, diciamo Global Compact, che è un progetto sponsorizzato dall'ONU, che serve ad adottare la cosiddetta responsabilità sociale delle imprese sul versante della sicurezza, per cui le multinazionali italiane, producendo all'estero, si sono impegnate ad adottare gli stessi standard di sicurezza che adottano in Italia. È quello che dicevo prima. Potrà sembrare polemico o poco politicamente corretto. Ebbene, se c'è un valore occidentale che è giusto che sia assolutamente diffuso nel mondo, è quello della cultura della sicurezza e del rispetto per l'integrità delle persone che lavorano. Su questo punto non ci può essere un est contro un ovest, un sud contro un nord. La sicurezza deve essere un valore per tutti. Oggi molti paesi del mondo che nasce la considerano una sorta di imposizione, una sorta di pratica per impedire loro di essere economicamente competitivi. Non è vero. Sul lungo non si può fare un prodotto di buona qualità e quindi un'economia sana se quel prodotto di qualità non rispetta la prima e fondamentale garanzia di qualità, la qualità delle persone che quel prodotto fanno con le proprie mani e con il proprio pensiero. Mi sembra un aspetto decisamente molto importante. Adesso invece vediamo insieme un'animazione, poi il dottor Castro ce la commenta. Dottor Castro. Ma c'è una vecchia idea, c'è una vecchia idea che il mondo del pubblico servizio sia ancora impolverato, opaco, burocratico. Questa è la prova che in realtà tutte le pratiche dell'INAIL, sia sul versante del lavoratore, sia sul versante dell'impresa, possono essere fatte online. E questo significa un tratto di modernità, non soltanto modaiolo, perché significa non soltanto quintali di carta risparmiata, ma anche migliaia di ore di lavoro stupido risparmiate. E quelle stesse ore possono essere dedicate a fare più sicurezza e abbassare quei brutti risultati che prima abbiamo visto. Ecco, intanto vedete sul vostro teleschermo è apparso l'indirizzo del sito internet dell'INAIL e il numero verde che tutti noi possiamo chiamare. Che tipo di informazioni possono trovare, dottor Castro? Beh, io mi auguro naturalmente che sia una curiosità quella che induce a fare quel numero, perché quello è il numero che si fa quando purtroppo si è verificato un infortunio. In quel caso è bene che il lavoratore cerchi di proteggere sino in fondo tutti i propri diritti, non soltanto al risarcimento economico, ma anche alla cura, alla riabilitazione, al reinserimento professionale, quindi chiami e chiami volentieri. Però potrebbe, spero, nel prossimo futuro diventare anche un numero dove qualunque cittadino può trarre indicazioni opportune per migliorare la sicurezza del proprio agire
come cittadino, non dimentichiamo... Quindi qualora chi vivesse sul posto di lavoro notasse la mancanza di proprio condizioni di sicurezza, cosa fa? Chiama anche voi? Può benissimo chiamarci, poi lei sa che in Italia la sicurezza e soprattutto la sicurezza che nasce dalla lotta contro l'illegalità è affidata, credo, non meno di 48 enti, però noi in quei 48 ci siamo, intanto cominciate a chiamare noi se noi in qualche misura vi siamo più simpatici. Allora, ringraziamo il dottor Maurizio Castro dell'INAIL, buon lavoro, la prossima grazie volta un bel 10 in pagella. A me o all'INAIL? Grazie. Grazie di cuore, grazie.